Eccoci arrivati a Bassano da Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao Mirella, benvenuta. Allora, come va? Insomma, adesso un po' meglio, visto che è arrivato il mio angelo. Raccontaci un po' di questa casetta così dignitosa, così carina. Cosa sta succedendo a questa casetta? Mi sono separata, sono tornata a vivere nel Veneto perché io mi ero trasferita in Sicilia. Piena di speranza, 52 anni, di ricominciare una vita. Ho preso questa casetta in affitto, è una casetta mobiliata. Lavoravi? Lavoravo. Avevo una vita dignitosa, normale ma dignitosa. Poi è successo che ho perso il lavoro, non potendo pagare l'affitto ho avuto anche lo sfratto, così mi sono ritrovata senza lavoro e tra un po' senza casa anche. Io finora ho dato fondo a tutto quello che potevo dare fondo. Non mi vergogno a dire che l'unico oro che io possiedo sono questi orecchini, però arrivati a un certo punto bisogna chiedere aiuto. Ho chiesto aiuto a tante persone non hanno risposto, però non ho perso la speranza, ho incontrato voi e so che non siamo solo persone, ci sono anche esseri umani. Tu mi hai detto, io fra poco non avrò neanche più la luce, non avrò più niente. Infatti, se vuoi ti posso mostrare, ho le due, io ho pagato tutte le bollette, queste sono le ultime due bollette che io devo assolutamente pagare. Una è il conguaglio del gas, sono 144 euro, e questa è la famosa spazzatura che una persona da sola che vive in 40 metri quadri deve pagare. Però questo è l'assegno, Patrizia. Grazie. Che noi ti consegniamo. Grazie. Almeno questa sera sarai e questa notte un po' più tranquilla. Sicuramente, io sono già... Allora, il fatto di essere stata ascoltata e il gesto in se stesso non conta quanto grande o piccolo sia, ma è il gesto che è stato fatto da altre persone che hanno capito che ci sono persone, cioè che ci sono esseri umani, non persone, siamo esseri umani. E quindi da essere umano a essere umano c'è stata la mano tesa.